A meno che gli egiziani conoscessero il latino, questa lettera E è senza dubbio opera di Lupin. Questo foglio è leggermente più vecchio dei libri. È uno spartito. Che cosa vorrà dirmi Lupin con questo? Sarà una canzone popolare? Ho bisogno di un appassionato di musica. Se potessi disturbarla ancora, al contrario. Lei ha tutta l'aria di essere un fanatico di musica. Questo spartito le dice niente? Temo di no, signore. Ho un grande orecchio per la musica ed un'eccellente memoria per i testi, ma non so leggere gli spartiti. Spiacente, ma non saprei distinguere un'opera di Mozart da una ricetta di un pudding. Devo trovare il modo di suonare la melodia. Questo strumento fa al caso mio. Lei non disturba mai, signor Holmes? Lei ha tutta l'aria... Temo di no, sì. Devo trovare il modo... Ascolti questa melodia. Get back, get back to where you once belonged. Riconosce questa melodia? Ma certo, è una canzone di un quartetto di Liverpool che non ha mai raggiunto la fama. Le loro pettinature, che a mio parere erano eccezionali, sono sembrate troppo all'avanguardia per il periodo. Conosce il nome del quartetto o quello della canzone? Certo, la canzone è Get Back e il gruppo Gli Scarafaggi. Get Back the... Gli Scarafaggi. Prendo nota, grazie. Non c'è di che. C'è un pezzo di stucco scurito con bitume che nasconde una nuova nota. A cosa si riferirà questo poema? Indaghiamo. Devo contare il numero di giri che realizza ognuno dei pianeti attorno al Sole e fare il calcolo opportuno basandomi sul poema di Lupin. Che immaginazione!
Ecco quello che stavo cercando. Vedo nessun libro, ma Lupin mi ha lasciato un messaggio. Di sicuro sarà l'ultimo. Mi scusi, vorrei farle una domanda un po' personale. Chieda pure. Chi è la persona più importante per lei? Tu, solamente tu. Senta, il caso che ho tra le mani è molto serio. Se non collabora volontariamente e subito, sarò costretto a informare i suoi superiori. Ci siamo intesi? Andiamo, non faccia così. Cosa vuole da me? L'ho aiutata finché ho potuto e poi non so cosa voglia dire con la sua domanda. Mi ha detto che conserva il ritratto di qualcuno molto importante per lei. Quello. Sì, gli operai mi prendono in giro quando gli mostro la fotografia, ma io credo che sia qualcuno di molto importante anche per loro. Gli operai conoscono questa persona? Che domande, certamente. E anche lei. Sono sicuro che sarà ugualmente importante sia per lei che per me, signor Holmes. Come faccio a saperlo? Perché siamo entrambi inglesi. Non la riempie di orgoglio contemplare questo nobile volto? Ma è la regina Vittoria. E questo è tutto, Holmes. Aveva ragione. Qualcuno ha aiutato Lupin a entrare nel museo e devo confessare che posso essere stato solo io. Quel farabutto travestito da giornalista me l'ha fatta e io non sono riuscito a rendermene conto. Mi ha dato persino il suo bigliettino la prima volta che ci siamo visti. Eccolo, magari contiene qualche indizio. Peccato che non abbia fatto vedere questo bigliettino prima, caro Watson. Il nostro avversario è ingegnoso e audace. È la mente criminale con più talento con cui abbia avuto a che fare finora. È riuscito a ingannarci due volte. Tuttavia, stiamo recuperando terreno e lo stiamo obbligando a improvvisare. Sono sicuro che Lupin ha avuto un rifugio da queste parti, dal quale seguire i nostri passi. Ma avrà anche notato che ci stiamo avvicinando a lui. Cosa che senza dubbio l'avrà spinto ad abbandonare il posto. Watson, forse per la fretta si è lasciato sfuggire qualche indizio. Ma non abbiamo idea di dove possa trovarsi il suo nascondiglio. L'unico posto in cui potremmo ottenere qualche informazione è il Golden Lion. Ma nessuno direbbe qualcosa a noi. Sì, il Golden Lion è un luogo ostile, a meno che non si usino le stesse armi dell'avversario. Mi dica, Watson,
Travestito in questo modo, pensa che mi potrà confondere con la clientela del Golden Lion? Neanch'io sarei riuscito a riconoscerla, Holmes. Ma io cosa posso fare? Beh, caro Watson, lei ha il dono della parola. Deve scrivere una lettera al primo ministro con copia a Lestrade, richiedendo un colloquio con questa persona. Non dirà sul serio, vero, Holmes? È una questione serissima, Watson. Temo che questa persona sia il prossimo obiettivo di Lupin. Santo cielo! È un incubo! Conto su di lei, Watson. A presto! La strada è deserta, cosa che gioca a mio favore. Ma prima di entrare al Golden Lion, dovrei provare l'efficacia di questo travestimento con qualcuno che sia più obiettivo di Watson. Bingo! Raffles sarà un buon banco di prova. Come va, agente? Ehi, tu, vieni qui. Non mi fido dei tipi come te, e ancor meno se salutano un poliziotto senza alcun motivo apparente. Non capisco perché dici così. La tua faccia mi è nuova. Non sei di qui, vero? Non sarai mica di Bloomsbury, vero? No. Senti, a me non la si fa. Io direi persino che hai a che fare con il furto di ieri notte in casa di Sir Herman Grimble. Dicono che il capo della banda criminale si sia rifugiato in questa zona. Cos'è? Stai cercando il tuo capo per incassare la tua parte del bottino? Ma che dici? Ieri notte mia zia si sentiva male e sono dovuto andare a cercare del carbone a notte fonda. La povera donna aveva i piedi gelati e il tipo del carbone non aveva neanche un sacco. Smettila di far fugliare. Forza, va via. Ma sappi che non ti perdo d'occhio. Prova superata. Non si sa mai cosa mi potrebbe tornare utile. Che bella giornata. Senti, hai visto un giornalista da queste parti? Credo si chiami Pierce. Senti, qui non si trova nessuno. Bevi qualcosa o sparisci, mi hai capito? Che bella giornata. Senti, hai visto un giornalista da queste parti? Credo si chiami Pierce. Shh, shh. Le pareti hanno orecchie. Che bella giornata. Senti, hai visto un giornalista da queste parti? Credo si chiami Pierce. Ehi, fustacchione, quel giornalista è amico tuo? Beh, diciamo di sì. Il tipo mi ha detto che mi avrebbe pagato a dovere se gli avessi procurato qualche scoop. E ho una notizia da prima pagina. Il tuo amico è un gran signore, lo sai? Beh, credo alloggi nella pensione della signorina Flemings a Malcolm Street. È una porta con dei fiori su entrambi i lati, non ti puoi sbagliare. Poi mi racconti dell'esclusiva? Dovrebbe essere in una stanza al primo piano. Senti, quando ti avrà pagato, vieni da me. Non sarebbe male se mi invitassi per un goccetto. Grazie, bambola. Te ne devo una. Probabile che Lupin e i suoi complici siano ancora qui. Devo sapere con certezza qual è la porta corretta per portarmi in vantaggio. Forma allungata e sottile. Queste impronte appartengono senza dubbio a una giovane donna. Un numero 38, dei piedi piccoli. Forma allungata e sottile. Queste impronte appartengono senza dubbio a una giovane donna. Sembrano stivali da lavoro. Queste impronte sono del numero 44.
stivali da lavoro. E a giudicare dai resti che ci sono intorno alle impronte, direi che l'inquilino lavora in un macello. Io direi un 41. Queste impronte, anche se un po' sbiadite, assomigliano a quelle di Lupin. Le impronte sono di un piede numero 43. E tu chi diavolo sei? Tranquillo, amico. Sono qui per vedere un tipo, uno del giornale. Lo conosci, no? Ma di che diavolo stai parlando? Secondo me tu vai a spifferare informazioni in giro. Ti dico di no, sono dalla tua parte. Senti, quel tipo mi deve della grana. Non ti ha detto dove andava? Ascolta, è da tutto il giorno che sono qui e non ho visto nessuno. Il cameriere del Lion mi ha detto che il vecchio inquilino è rimasto solo 3 ore nonostante avesse pagato per 3 giorni. Ma non mi chiedere altro, perché non conosco quel tipo. Forse ha lasciato qualcosa per me. Darò un'occhiata, non si sa mai. Non ci pensare nemmeno. Ma senti, se vuoi guadagnarti qualche penny, di a Eddie, il barista del Lion, che ce n'è il doppio di quanto immaginavo. Digli che Sam è già fuori e che dovrà parlare con quell'imbecille di Chelsea. Avanti, sparisci! E chiudi il becco se non vuoi che ti taglino la lingua. Ma è Rumpkin, il famoso ladro. Devo trovare il modo di allontanarlo da qui per esaminare la stanza senza allertare la polizia. Il suo intervento causerebbe scompiglio, distruggendo ogni indizio. Devo riflettere.